Amare Satana innanzitutto significa conoscerlo. L'amore di un cristiano o di qualsiasi seguace delle dottrine predominanti non è lo stesso tipo di amore che può provare un satanista per il suo Dio. Noi non ci prostriamo, noi onoriamo il nostro Dio. Un satanista non ama a capo chino, ama a testa alta. Non seguiamo come pecore il nostro Dio, li camminiamo a fianco. Il satanismo non è quello che ti dice la Chiesa Cattolica o quello che ti fanno vedere i media, la televisione, non ha niente a che fare con sacrifici di animali, sacrifici umani. Il satanismo non è il culto del male. L'immagine che Satana trasmette è bellezza, onore, completezza. Se tu vedi questa figura, ti ispira la voglia di migliorare e dire: io voglio essere così. Esistono rituali per evocare Satana, ma non è una cosa sicuramente alla portata di tutti. Nel senso, io ti posso anche dire che se prendi una candela e l'accendi, farai luce intorno a te e vedrai cose. Ma se tu sei cieco, puoi accendere la candela finché vuoi, che non vedrai niente. Quindi una persona prima deve concentrarsi sulla meditazione, sul risvegliare la propria natura, certe forze interiori, al punto tale da riuscire a vedere. La forma che Satana prende quando si materializza sicuramente non è il diavolo rosso con le corna, la coda, questo è uno stereotipo da abbattere. Per quanto riguarda le possessioni demoniache, ho solo due parole: terrorismo psicologico. I casi reali di possessione sono rarissimi e non sono mai operati, perpetrati dai nostri dei, e questo è bene che la gente lo capisca, perché la Chiesa Cattolica ha fatto molto 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 leva sulle possessioni per allontanare le persone da Satana, per spaventarle. Le possessioni esistono in ogni parte del mondo. Qua abbiamo il prete che usa tecniche barbare per esorcizzare una persona, ma in moltissime altre parti del mondo e in moltissimi altri culti ci sono gli sciamani che hanno tecniche per liberare dagli spiriti. Sono solo spiriti di defunti che, bramando la carne, cercano di possedere un corpo. Non ha niente a che fare con un dio, un demone che ha un'energia così enorme che non potrebbe mai entrare dentro un corpo. Chi pratica le messe nere non è un satanista, è un acido, è un cristiano travestito da satanista. Le messe nere non fanno parte del retaggio del satanista per due motivi principali. Il primo è che il satanista, quello vero, è fortemente individualista ed è geloso del proprio rapporto intimo con il Dio, quindi non fa rituali collettivi. Il secondo motivo è che noi, quando facciamo un rituale, quando decidiamo di dispendere energie per un rituale, lo facciamo in onore di Satana. Non per bistrattare un altro Dio, non ci interessa odiare Dio, a noi ci interessa amare il nostro, che è Satana. La differenza principale fra noi e le altre religioni monoteiste è che appunto noi non siamo monoteisti, noi abbiamo un pantheon di dei di cui Satana comunque è il leader principale, perché comunque crediamo nelle gerarchie naturali. Per essere satanista devi esserlo dentro, è proprio, fa parte della tua natura, non è qualcosa che lo puoi diventare, è nel tuo sangue, è una famiglia spirituale. Uno degli stereotipi più comuni sul satanismo è certamente quello delle orge. In realtà il satanista orge non ne fa, se anche gli piace farle, se le fa a nome suo e non certo a nome di Satana, perché non abbiamo bisogno di strumentalizzare il nostro Dio per sentirci meno in colpa nel vivere liberamente la nostra sessualità. Il satanista vede la sessualità come qualcosa di naturale, libero, e quindi nel compierla, nel farla, nel goderne, non si sente un trasgressivo. Se devo parlare a nome personale, proprio a nome mio, direi che è più trasgressivo il casto che sceglie per morale di reprimere i propri istinti naturali. E per me è più trasgressivo lui, perché proprio trasgredisce le leggi naturali. Noi non abbiamo una morale, noi abbiamo un'etica naturale, che è qualcosa di diverso. Lo scopo principale della nostra restaurazione, di Unione Satanista Italiani, è proprio questo: cercare di rendere l'iniziato
indipendente, in maniera tale che non si deve più affidare a nessuna setta, a nessun gruppo, a nessun maestro che approfitterà di lui, acido o via dicendo. Ci tengo però a precisare che non sono qua per fare proselitismo, ma soltanto per informare, in maniera tale che chi ci ascolta può provare ad abbattere qualche pregiudizio sul satanismo.